Al Romeo Menti di Vicenza, l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato scende in campo per la seconda gara del girone F nelle qualificazioni Euro 2023. Gli azzurrini, dopo aver battuto il Lussemburgo, affrontano il Montenegro, test sicuramente più impegnativo. Rispetto alla prima gara, al centro della difesa torna Lovato dopo la squalifica, in coppia con l'altra novità Okoli, mentre in attacco Yeboah prende il posto dell'infortunato Piccoli nel tridente con Colombo e Cancellieri. Parte bene l'Italia e all'ottavo va vicino al gol. Solita traiettoria su punizione di Tonali, a centro area Colombo per due volte si vede respingere la conclusione da posizione favorevole. I ritmi non sono altissimi, al minuto 27 ci prova Rovella che riceve palla poco fuori area e va subito al tiro, diagonale che termina al lato. Un minuto dopo l'occasione buona è per Cancellieri che riceve un pallone sulla sinistra, l'esterno del Verona appena dentro l'area è bravo a rientrare sul destro, la sua botta però è troppo centrale. Azione insistita dell'Italia al 41esimo con Ricci che trova Rovella libero sulla destra, il suo tiro a giro però è impreciso. Nel recupero della prima frazione arriva la migliore occasione per l'Italia, Udoge per Colombo, bravo a liberarsi della marcatura del difensore, la sua conclusione ravvicinata è respinta in angolo dal portiere montenegrino Izevic. Il primo tempo si chiude così senza reti, si ricomincia con gli stessi 11 per l'Italia, doppio cambio invece per il Montenegro con l'ingresso di Bojović e Divanović per Bukcevic e Brnović. Al 53esimo arriva finalmente il gol, Bellanova vince un contrasto sulla destra e serve un ottimo pallone al centro dell'area per Colombo, bravissimo a girarsi e a colpire con un sinistro rasoterra che supera imparabilmente Izevic. Davvero pregevole il movimento dell'attaccante scuola Milan che permette all'Italia di sbloccare una gara complicata. Al 60esimo la risposta del Montenegro, è il numero 9 Krstović a tentare la conclusione da fuori, Carnesecchi si fa trovare pronto. A metà ripresa primi cambi per Nicolato, dentro Mulattieri e Lucca per Yeboah e Colombo. Al 69esimo subito una chance per il numero 16 azzurro che si libera di Obradovic e poi cade, forse toccato dall'avversario ma per l'arbitro non c'è nulla. Al 72esimo Calafiori prende il posto di Udoge alle prese con problemi fisici. Poco dopo ancora Lucca riceve palle in profondità proprio dall'esterno della Roma, si libera bene ma il suo destro finisce alto. All'81esimo Azzurrini a un passo dal raddoppio, Bellanova ancora per Rovella che dribbla Obradovic e poi calcia in diagonale, pallone al lato di Poco. Al 92esimo l'ultimo brivido, con il Montenegro che parte in contropiede, Krstović va alla conclusione da buona posizione ma Carnesecchi respinge con prontezza. Finisce dopo 4 minuti di recupero, Italia batte Montenegro 1-0, Azzurrini che salgono a quota 6 punti in classifica, a meno 1 dalla Svezia che però ha una gara in più, prossimo appuntamento l'8 di ottobre in Bosnia.